Oh, now look at that. A visitor. Great. Just great. What do you want? Are you here because of the placard? Sono qui per morire, a quanto pare. Sono io, stai cercando aiuto con la macchina. Che cartello? Di che cazzo parli? Oh, great. And here I thought someone had actually read it. But no, if it isn't about Mine Song and Fair Ladies, people just don't care. Esatto. I'm looking for a helping hand, an adventurer. Oh, madonna. Someone willing to take over a very important task for Horst and me. Horst? Questo qui? Yes, Horst. And no, he is not my imaginary friend, but this gorgeous example of Enderlian metallurgy and starling ingeniousness. E guarda. Me, my personal centurion, and soon my new body. Ho avuto come nuovo corpo. Io ho avuto un assaggio dell'ingegno e dell'ingegneria Starling. Se ascolti me, lasci perdere. Non è che mi sembri roba particolarmente efficace. Questa macchina, questo posto. Io ti dico la verità. Avevi il nome simile a cosa cercavo. E sono entrato per il meme. Yes, steel instead of flesh, energy instead of blood. Away with this useless shell and its pathetic fugacity. In Horst's body, I will live on forever. Io un po' già pregusto dove andiamo a parare. You wouldn't understand this even if you'd been my apprentice for 15 years. If it helps you, just imagine that I transfer my consciousness, my soul, into Horst's body. Avevo capito perfettamente, senza che te la tiri. And by doing this, I become him. Apotheosis, that's what the scholars from Kyra call it. Kyra. Man's ascent to something higher. A deity, you could say. The only logical response to current events, by the way. Più che divinità io avrei detto Pichu. Cosa intendi? Red madness, death of the lightborn. You don't need to be one of those keepers to see something is happening in this world. It's going south. And other than the Holy Order and his new Nehramese magically gifted pals, I am no friend of, trying to pray away such threats. We need to change humanity. The apotheosis, the overcoming of our fleshly nature, is the first step. Unfortunately, I seem to be the only one who sees it that way. Ma... But hey, that's their choice. Raga, hai provato a farti due domande. Però guarda, sono curioso, cosa cazzo vuoi? Oh, with this and that, errands, tasks your rough hands are better suited for than mine. But first, we need to find my assistant, Pathira. She's Pathira. Gone missing. E magari se n'è andata via perché lei era well, cazzo. I suppose she took a flying unicorn to Old Aranath. I don't know, sod it, else I wouldn't ask you for your help, would I? For his completion, Horst is asking something important. Some kind of steering unit, you might call it. Pathira and I have done research and found out that Dalmarek and his cohorts in Thalgard worked Troppi on a machine nomi. There that might employ a similar mechanism. Troppi nomi. Even though I had strongly spoken out in favor of an armed escort to send with her, Pathira had insisted on going alone. Va and bene. Surprise, I haven't heard from her since. Pericoloso. Thalgard. Guarda, per amore della missione, perché so già che mi aumenta quella roba là. Esattamente, cos'è successo? Di poco interessante in quel posto di cui non mi interessa assolutamente niente. Something that makes it the ideal place to go if you're suicidal and you're looking for a quick way out. You're an outlander, aren't you? How can I explain that without going beyond the scope? Dalmarek, does the name ring a bell? No. He was an arcanist who lived about 2,000 years ago. Back then, the Order planned to build a second great city here in Enderal, situated in a region we now call Goldenforst. But, as it turned out, the place was everything but a good choice for a settlement. Pazzesco. No crops would grow there, and the water made the settlers sick. So 3 years after the founding of the first settlement, Malith, the Order forced the settlers to abandon the mission and return to Ark.
But as things are with vain personalities, Dalmeric, who had been in charge of the mission, didn't like that idea at all. Pazzesco. Malaf had been his dream, and so he wanted to hold on to it no matter what the price. One of his ways to do so was a device he called the Sun Wheel, an old Pyrenean construction which was meant to make the barren lands fertile again. You can figure out the rest. No, non posso capire un cazzo. One night there was a bright flash of light, and since then Thalgard has been contaminated. Apart from a few animals and the Sunborn, savages whose brains have been rotted by the green fog there, it's deserted. In the first few centuries to follow, the fog spread as far as Goldenforest, but by now it's receded from there. Raga, io l'unica cosa che capisco è che mettete chiaramente le mani dove non dovete. Non vi fate i cazzi vostri. Poi morite. Poi ci sono le robe, per forza, ci avete le piaghe, le robe. Che cazzo ci... Se sono stati avvelenati dalla roba, cosa ce ne tieni? Fa una pentola qua. Hai mandato Patira da sola. Io ti giuro, io adesso la vado, la trovo. Io voglio solo vederti. Voglio vedere che ti fai del male. Te lo prometto. Yeah, I couldn't agree more. But as I said, she insisted. You know, she's of the lone wolfish type, if you get what I mean. No, secondo me voleva solo levarsi dal cazzo. Here, this is the place where Pythira said she would set up her camp. From here, she planned to go explore the nearby ruins. And please don't die, else I have no idea how to get horsed up and running. Piace se faccio un giro. Visto che oramai siamo soci a quanto pare. Lo prendo come un no. Ma sentivo battere anche di qua. Ma non è vero, non c'è nessuno che... Sono un agente del karma. E che ci provi a dirmi qualcosa? Ma che ci provi solo? Raga, nel momento in cui mi hai ingaggiato, voglio dire, due provviste, nel senso, per il viaggio, no? Perché per cercare la sua amica. Scusami, apoteosi, cerca campamento di Patira. Cosa ho fatto? Tira giù. No, volevo vedere la mappa del mondo. Guarda quanta roba. Ho un vizio di non farmi i cazzi miei. Sono abbastanza sicuro che l'acqua per il tè sia pronta, eh? Poi vedi tu. Cos'è sta bestia? È scannato un mammut. Costa agricola, sono abbastanza sicuro di avercelo già. La costa agricola. Vabbè, raga, nel dubbio. Preso in prestito un libro. Laboratorio di Irai? Dov'è il bagno? A battere. Capisci perché poi la gente muore male? Io se dovessi scommettere l'occhio buono che mi è rimasto, che questo sveglia il centurione lo fa fuori. No, ma devi capire che l'ingegno Starling. Un nome, un programma. Manco un cazzo di...
Pazza sta arma. Spada di Thorium. No, ce l'ho già, vero? Grande, raga, grande. Mio fratello. No, perché ho preso... Tienili, ci faremo una pozione. Cazzo, non so. Antiche vesti Starling. Allora, non che... Parte che... Prendi subito. Ma poi... Perché è diventato tutto viola? Ma il fumo. Cos'è che volevo vedere le antiche vesti? Armatura pesante. Sembra proprio, ma niente di speciale, ma not in the slightest. Non respirare le sue porcherie. E quindi bottiglia di vino. Guarda quante bottiglie di vino. Questo si inciucca come un bastardo. Ah no no, non mi interessa, grazie. Si inciucca come un balengo. Vabbè. Una cosa che non ho mai capito è se quando arrivo qui, a parte che non posso mettere la terza persona. Sono incorporeo quando sono qui, primo. Si ferma il tempo all'esterno, secondo. Vabbè. Cerchiamoci un posticino per leggere un attimo. C'era un posto. No, eh? Vabbè, ma che cazzo, sono incorporeo o no? Va bene, va bene. Metto qua. Va bene! C'è il nuovo capitolo della storia di mio fratello. Il macellaco... Era... Non era Jasper. Jael! No, eh? Dove... Macellaio di arca. Capitolo 3. I primi passi. I primi giorni del mio viaggio furono un'esperienza quasi spirituale, ma non interamente piacevole. Mi sentivo come se avessi vissuto l'intera vita con un velo sugli occhi. Più lontana si faceva la brulla collina di Fogville, più surreale mi sembrava il pensiero di aver vissuto là per 28 anni. Come sacerdote mi sembrava quasi come se fosse stato solo un sogno. Guarda, a me questa cosa qua, nello specifico, capita ogni volta che viaggio. Cioè, se vado in un posto più bello di da dove sono cresciuto, in un posto... Cioè, mi sembra assurdo, dico, ma io... Che cazzo ci faccio ancora là? E poi infatti quando torno voglio farmi fuori. Ma dopo tutto chi ero io? Non riuscivo a trovare una risposta soddisfacente a questa domanda. Se non avessi interrotto il mio viaggio insensato facendo immediatamente ritorno, agli occhi del Sacro Ordine sarei stato un eretico, un senza ruolo, uno che aveva deviato dalla retta via. Il fatto di appartenere al clero era una preoccupazione minore. Quando pensavo a Malfas e ai suoi 101 versi, il dubbio e l'amarezza incrociavano il mio senso di liberazione come una spada mentale. Tuttavia accadeva lo stesso quando pensavo di tornare. La sorda sensazione nel mio stomaco era in agguato dentro di me. Quando durante il secondo giorno del mio viaggio tentai di fare alcuni passi indietro verso Fogville, mi assalì lo stesso panico terrificante che mi aveva portato all'esaurimento. Anche perché poi a quel punto la sensazione è che la frittata è fatta, raga, cioè oramai sei lì. No, l'unica via che ora potevo intraprendere era quella che mi conduceva attraverso i ricordi che avevo represso, lontano dalla mia falsa vita. Non avevo la minima idea di dove cominciare a cercare i frammenti perduti della mia infanzia. Avevo solo 2 anni quando Gilmore mi trovò. Che cosa poteva essere accaduto per condizionare così tanto la mia vita? Avevo solo un indizio per trovare le risposte, le parole infauste della donna velata. Tra l'altro,
La donna velata che ha visto questo qua è la stessa donna velata che ho visto io in barca con il mio compare morto. Che tra parentesi ha visto anche il mio compare morto. Buon'anima. Fidarsi di quelle parole era tanto sciocco ed irrazionale quanto lo era fidarsi di un chiaroveggente di Kaira. Ma non avevo scelta. Segui il fuoco. A me invece aveva detto: tutto inizia con i sogni. In una lingua del cazzo, tra l'altro, mi aveva detto. Mi fermai un attimo ad asciugarmi il sudore dalla fronte. Dopo essere sceso dalla collina di Fogville, avevo preso un piccolo sentiero lungo la costa. Ora mi trovavo ai confini delle terre centrali. Arkady stava circa 11 giorni di cammino, ma avevo intenzione di spendere le mie ultime monete per pagarmi un volo col Mirad fino alla capitale. Non ho capito. Quindi le torri della lama laggante lì... Praticamente c'è tipo un idrovolante che ti porta... È pazzesco. Io già me ne immaginavo come teletrasporto. O intraletto che puoi usarli come punti di teletrasporto. Ma pensavo teletrasporto. Bello non capire un cazzo. Ci sta. Le strade coperte di vegetazione che attraversavano le foreste di Enderol erano troppo pericolose. Al momento stavo vagando su un sentiero poco lastricato tra campi pieni di colori. Si udiva il cinguettio degli uccelli nell'aria. Ed il sole mi bruciava il collo e le spalle. Tu sei pazzo, Jael. Semplicemente pazzo, pensai, mentre mi voltavo a guardarmi indietro. Certamente, ciò che avevo fatto contraddiceva tutto quello che i sacriversi mi avevano insegnato. Solo circa 7 lune prima avevo condotto un piccolo gruppo di ragazzi e ragazze dell'età adatta verso la loro consacrazione. Ricordavo come un'intelligente ragazzina eterna... Sono io, vero? Mi confondo sempre, sono io, cioè mia madre. Io sono mezza eterna. Dai capelli rossi mi aveva parlato durante una delle lezioni di preparazione. Portava i capelli elegantemente raccolti come era d'uso per le razze con le orecchie a punta. Guarda, io ho fatto che perderli direttamente. E se non volessi diventare una sarta? Mi chiese dopo che avevo spiegato ai bambini, insomma, l'importanza della loro cerimonia imminente. Come ti chiami, ragazzina? Risposi sorridendo. L'espressione decisa non era scomparsa dai suoi occhi. Silena, padre. Mi chiamo Silena. Silena. Molto bene. Lascia che ti scanni. No, nel senso, lascia che ti faccia un piccolo indovinello. O meglio, lasciate che faccia tutti voi un piccolo indovinello. Corrugò le sopracciglia e mi guardò scettica come una donna che... più come una donna che come una bambina. Immaginate di essere dei coraggiosi esploratori e la vostra missione, assegnatavi personalmente dal capo del Sacro Ordine, è scoprire nuove terre oltre le isole Skrag. Skarag. Oltre le isole Skarag. Posso immaginare che isole. Proprio come fecero i primi pionieri di Enderol. L'espressione derelitta e annoiata sui volti dei bambini fu sostituita dalla curiosità. Solo Silena continuava a guardarmi con determinazione e scetticismo. Tuttavia, dissi alzando visibilmente l'indice, tra l'altro l'ho fatto anch'io in questo momento leggendo istintivamente, avviene un grande disastro. Feci una pausa importantissima. Una tempesta. Pazzesco. Appena giunta a metà strada, la vostra nave viene fatta a pezzi da una terribile tempesta. Siete fortunati, eh? Nessuno di voi resta ferito. Ma finite per ritrovarvi su un'isola deserta e selvaggia. Attorno a voi non c'è nient'altro che una selva, la fredda sabbia ed i resti del naufragio. Con l'eccezione di Silena, tutti i bambini erano mai completamente catturati nel mio racconto. Sapete tutti che se volete sopravvivere, dovete agire e subito, perché non solo il freddo pungente e la fame vi aspettano, ma tra l'altro questa è la mia... cioè, sono naufragato, sono io totale. Sentite un ruggito minaccioso in lontananza, un rumore che solo un selvaggio Vatir può emettere. Orca, scappate adesso! Non appena menzionai le orrende creature dall'aspetto caprino che vivono di solito nelle caverne oscure ed umide, alcuni bambini emisero versi di disgusto. Guarda anch'io, uguale, same.
Quindi cominciate a raccogliere la legna e a costruire un accampamento. Ma presto vi rendete conto che alcuni di voi sono più qualificati per certi compiti che altri. Ralph, per esempio, può trasformare una quantità doppia di legna rispetto a Silena, grazie al suo fisico forte. Tu, Bilma? È una G, vero? Gilma. Orca, se faccio schifo. Hai talento con l'arco perché tuo padre ti ha permesso di fare pratica sin da piccola con i manichini in addestramento nella caserma. Ora, chi dovrebbe fare la guardia per primo e chi dovrebbe andare in cerca di legna da ardere? Tutti i bambini furono d'accordo sul fatto che Ralph dovesse trasportare la legna e Gilma fare la guardia. Il gioco andò avanti finché vennero assegnati tutti i compiti ai pionieri, in base, insomma, alla loro condizione fisica e mentale. Bene, bene, ma ora accade una cosa seccante. Ralph si sente sfruttato e non vuole più raccogliere la legna. Mi sembra anche, tra parentesi, più che giusto. Il bambino nominato mi guardò indignato, ma lo calmai con un gesto della mano. Naturalmente si comporta così solo nella storia, eh? Ad ogni modo, non vuole più andare a cercare la legna e dice che vuole fare la guardia assieme a Gilma, anche se tutti voi sapete che non riuscirebbe a colpire con il suo arco neppure un troll cieco e paralizzato. Ora la domanda che vi faccio è questa. Cosa sarebbe meglio per tutti voi? Che Ralph riconquisti la ragione? O che d'ora in poi lui faccia la guardia e Gilma invece raccolta la legna? I bambini voteranno unanimemente per la prima scelta. Allora, prima di continuare a leggere, raga, va bene. Ho capito. Però non è che allora uno non può imparare a usare l'arco. Cioè, basterebbe parlarne da persone civili. Iniziamo a fare quello per cui siamo più portati. Poi, cioè, se uno vuole imparare e cambiare un attimino, ma non spaccate la minchia. Nel senso, poi quella era una situazione di emergenza, insomma. Sembra un esempio quasi del cazzo. Molto bene. Solo così sarete in grado di sconfiggere i Vatir, la fame ed il freddo su un'isola inospitale finché, insomma, non arriverà una nave che vi riporti sani e salvi ad Enderol. Questa è l'estensa di ciò che le sacre scritture ci insegnano. L'unità e la forza possono emergere solamente in una comunità che si occupa del benessere di tutti e non del solo individuo. Malfa stesso sceglie i nostri compiti divini perché chi conosce i nostri punti di forza e di debolezza meglio di chi dona alle nostre mani la fertilità ad ogni luna? Con un sorriso soddisfatto, voltai lo sguardo verso colei che aveva inizialmente posto la domanda. Se ti manda a fanculo, un po' ci godo. E questa, cara Silena, è la risposta alla tua domanda. Sebbene tu abbia dei dubbi sulla via che Malfa sceglie per te, resisti. Resisti loro come resisti ad una malattia, perché solo un popolo unito, anima e corpo, potrà avere sempre la meglio. La risposta dei bambini fu di un assorto silenzio, ma Silena non aveva perso la sua espressione scettica, dopo aver raccontato la storia ispirata al primo verso della via. Ah, quindi tra l'altro manco te la sei inventata, Piju. La via. Ci avevo mai creduto? Non lo sapevo. Era quello che mi aveva raccontato madre Pilea. Di Lea, qua, non ho ancora mai capito che cazzo sia una D o una P. Era ciò in cui avrei dovuto credere. Se persino io, un uomo istruito con accesso a così tanta conoscenza, ero riuscito a riscoprire i ricordi deteriorati della mia infanzia dopo una sola visione, allora le altre persone? Ci vivono tutta una falsa vita? Ma se... E un dubbio mi attraversò la mente all'improvviso. Se la via fosse davvero una menzogna, e allora che cosa ci guida? Questo eretico pensiero mi tenne occupato fino al tramonto. Non prima che il sole scomparisse quasi totalmente all'orizzonte, riconobbi ancora dei segni di vita umana sul sentiero. Come i 4 giorni prima di questo, avevo vagato attraverso pini e cipressi senza incontrare nessun essere umano. Ma ora davanti a me si stagliava un enorme campo di grano ed in mezzo ad esso si trovava un mulino a vento alto come una torre. La sua ruota girava lentamente con il vento della sera. Si percepiva nell'aria un misto di terra polverosa, muschio ed erba appena tagliata. Per un momento la rustica bellezza del paesaggio mi fece dimenticare le gambe che dolevano e la strana sensazione nel mio stomaco. Persone, che schifo. Che schifo i cristiani. Nonostante la stanchezza, accelerai il passo e giunsi presso
presto su una strada lastricata che serpeggiava tra le colline ricoperte di grano. Dopo un po' trovai quello che stavo cercando, un rifugio. Deo gratias, era ormai notte fonda e la luce arancione che si riversava dalle finestre della vecchia fattoria ricoperta d'edera prometteva riposo e protezione. Un sorriso mi illuminò il volto e sospirai di sollievo senza accorgermene. Durante le ultime notti avevo trovato rifugio in piccole caverne che la mia schiena, abituata al mio soffice letto, non aveva provato tantissimo. Un pasto caldo. Improvvisamente, due cavalli al galoppo mi superarono. Ostia, di riflesso balzai di lato, ed il fianco di uno di essi mi mancò per poco. Emisi un grido di spavento ed inciampai mentre cercavo di rimettermi in equilibrio. Crollai tra la polvere con un tonfo smorzato. Per le fiamme, ma che cazzo? Guardai indignato i due cavalieri che si fermarono davanti a me. Azz! Erano entrambi molto alti ed indossavano dei robusti indumenti di pelle, proprio come i cacciatori. I loro cavalli erano neri, indicandone un'origine molto costosa. Li guardai con rabbia mentre smontavano gettando una moneta ad un ragazzo slanciato, che probabilmente era lo stalliere, e scomparivano nella taverna. Quindi, tra l'altro, proprio sprezzato. Ma io non mi ricordo se è ancora vestito da monaco. Sarebbe interessante. Sono sprezzanti anche del clero. Anche allora odiavo la gente rozza e compiaciuta. Si erano minimamente resi conto, queste due scimmie, vabbè adesso stiamo calmi, che mi avevano quasi travolto? Probabilmente no, e se l'avessero fatto non t'avrebbero neppure guardato. Le mie labbra si assottigliarono. Dannati selvaggi, che schifo i poveri! Ma la mia mente era troppo esausta per permettersi altri pensieri di rabbia. Perciò scrollai le spalle con rassegnazione, raccolsi il mio bastone da terra e proseguì verso la fattoria. Un odore travolgente di pane fresco riempiva l'aria, che buono. E la mia rabbia svanì. Un profumino di pasta con le sarde, quella col finocchietto fresco, guarda, passa tutto. Guardai un'ultima volta l'insegna della taverna che veniva scossa dal vento, il bue rosso. Me devo ricordare questi nomi, perché se poi ci passo vuol dire che non è una storia inventata. È vero che è un diario tendenzialmente, però insomma, potrebbe essere un racconto, come no. Il bue rosso, chissà. Era qui che stavo per trascorrere la prima notte civilizzata della mia nuova vita. Quando entrai nella taverna, udii una mescolanza piacevole di voci, rumori di boccali e fuoco scoppiettante. Il freddo abbandonò subito le mie membra e la mia bocca si lamentò, assetata. Oh, così? Durante la mia lunga marcia... Ah, tipo... Oh! Ok, ci sono. Durante la mia lunga marcia avevo mangiato solo alcuni pezzi di pane e qualche pugno d'erba dei sussurri, quindi ero affamato, è chiaro, pane e erba. La taverna era gremita di gente, il che spiegava le strade vuote. Supposi che fosse una specie di punto di ritrovo per i contadini del posto. Nella stanza c'era posto per circa 30 persone, e qua è grosso, e quasi tutte le sedie, gli sgabelli e le panche erano occupate. Le torce illuminavano la stanza e proiettavano ombre spiritiche e danzanti sui muri. Osservai le persone. Vicino all'ingresso, un uomo visibilmente stanco esaminava dettagliatamente un libro dalle immagini ingiallite, dal titolo L'allegra donzella eterna. Vabbè. Le sue immagini ammiccanti non sembravano essere state prodotte esclusivamente per gli etnologi. Un bardo barbuto suonava il liuto su un piedistallo vergognosamente piccolo. Uno scapello, magari. Si stava probabilmente preparando a cantare la prossima canzone, che sarebbe stata sovrastata dal rumore. Ma tra l'altro, se è come quelli che ho incontrato finora, fidati che non viene sovrastato, anzi sovrasta. Proprio di fronte a me sedeva un uomo invidiabilmente attraente, ben vestito, che parlava con una donna la cui espressione mostrava devozione assoluta. Stimai che avesse 35 anni. I suoi capelli erano neri corvini, il suo volto mascolino, ma tuttavia delicato, e aveva una barba di 3 giorni. Sono chiaramente io, per forza, uguale. Distorsi involontariamente la bocca. Perché? Sicuramente si tratta di uno degli snob del quartiere nobile, uno di quelli che vanno in giro a scopare, sperperando i propri averi. Va bene, però, questi pregiudizi
uno bisognerebbe evitare. Però guarda, come dico sempre io, finché ci pensi è un discorso. Il più sta nell'abilità di dirsi però fatti furbo picciu subito dopo. Cioè comunque non comportarsi in base al pregiudizio che hai avuto. Quando ebbi terminato il pensiero, il bell'imbusto si accorse del mio sguardo. Orca! Adesso ti mena. Per un istante mi fissò con i suoi occhi scintillanti e sorrise. Ah, attraente e narcisista allo stesso tempo. Poi tornò a voltarsi verso la sua ammiratrice. Orca! Gli altri ospiti erano viaggiatori e contadini di ogni sorta, uomini e donne, giovani e vecchi, alti e bassi. Mi sentivo fuori luogo, come un uomo del nord in un bazar di Caira. Posso immaginare, guarda. Estraneo e a disagio, in mezzo alla gente rozza di cui non facevo parte. Mi diressi in tutta fretta verso il bancone, che era posto al di sotto di una parte più bassa del soffitto e dietro al quale erano allineati diversi barili di cuori. Stavo per parlare quando notai le due sagome impacciate sedute sugli sgabelli. Le due scimmie. Cazzato nero. Ora avevo il tempo di osservarli. Uno di loro portava la barba lunga e indossava due strani orecchini che gli davano l'aspetto di un bucaniere. Il suo compare era glabro, ma aveva un mento che avrebbe potuto fare a pezzi le mura di pietra di Northwind. Per un momento provai il desiderio di prendere il boccale davanti a me, pensavo di stamparglielo in faccia, no? E versare la birra sulle loro facce. Tuttavia, insomma, l'idea svanì quando i due si accorsero di me. Senza volerlo, abbassai la testa, visto che ti cachi. Abbassai la testa mentre mi lanciavano uno sguardo divertito, tornando poi a rivolgere l'attenzione al loro stufato. Non mi hanno nemmeno riconosciuto, ma vabbè. Che ti frega, cazzo, che te ne frega? Con un cenno leggero del capo, chiamai la cameriera che stava lavando i boccali dietro il bancone. Si avvicinò, mi squadrò e mi diede un'occhiata divertita. Cosa posso portarle? Disse con voce rude. Ah no, voce rude, cazzata nera. Cosa posso portarle? Almeno ha la decenza di rivolgersi a me come una persona di città. Non ho capito, perché in città siamo incazzati, qual è il discorso? Cercai di non manifestare il mio tumulto interiore. Un bicchiere di latte di capra per piacere. Adesso, ovviamente, figurati, mascolino, ti pigliano per il culo. Stavo cercando di apparire mascolino e sicuro di me, ma la mia voce ruvida e impreparata dopo 4 giorni di silenzio era pateticamente rauca. Ma ti assicuro che non è la cosa più... Poi io, guarda, io sono un fiero bevitore di latte, però... Uno la figura da picciola deve anche mettere in conto. Al bar, latte, raga. Le reazioni non avrebbero potuto essere più forti se avessi chiesto i gioielli della corona della Gergina dorata. Mentre la cameriera si limitò a sorridere, scuotendo la testa con compassione della serie povero picciu, i due selvaggi vicino a me scoppiarono in una sorona risata. Ma detto, dicevo io, latte di capra! Ruggì uno di loro, dando una pacca sulla spalla del compagno. Vuole un bicchiere di latte di capra? Adesso stiamo calmi, comunque. Guardo fisso il gigante con un misto di... Guardai fisso il gigante con un misto di irritazione e sfida. Probabilmente avrei potuto evitare quello che accadde in seguito quella sera, se non avessi ribattuto. Anche se mi vagavano in testa numerose risposte stizzose, quella che diedi alla fine con le braccia incrociate sul petto era patetica, per forza. Sì, latte di capra, avete qualche problema? Sono botte. Ciò sembrò aumentare il divertimento delle due scimmie. Questa volta la loro risata fu così forte che persino il bardo barbuto smise di suonare il liuto e, come molti altri avventori, girò lo sguardo insultato ma curioso verso il bancone. Insultato perché l'hanno interrotto, suppongo. O perché non lo cagavano, più che altro. Dopo che i due ebbero finito di ridere e di darsi reciprocamente pacche sulle spalle, il bucaniere mi parlò. Per niente! Disse con un'espressione comprensiva. È solo che, sfortunatamente, la taverna ha finito il latte di capra. Si fermò per un po' sorridendo. Spendendo per il culo. Forse potresti provare alla locanda della meretrice nei bagni pubblici di Ar. No, più che altro non capivo perché non ho capito, lo dici di te che la taverna l'ha finita, non scassare il cazzo. Forse potresti provare alla locanda della meretrice nei bagni pubblici di Ark. È una battuta che sono troppo outsider per capire, raga. Questa volta quasi esplosero entrambi dalle risa.
sentii salire una rabbia feroce dentro di me. Da quando ero diventato un sacerdote, mai ero stato trattato in quel modo così sprezzante. In un modo così sprezzante. Mai. Lo farò quando verrò a farti visita la prossima volta nel recinto delle scimmie. Che... guarda. Che risposta. Dai, ma te l'ha servita. Te l'ha servita su un piatto d'argento. Che cazzo di risposte dai? Forse potessi provare la locanda della meretrice nei bagni pubblici di Ark. Dovevi dirgli, non lo so. Dici, boh, va bene, ti saluto tua madre quando ci parla, nel senso, qualcosa del genere, no? Dai. Si vede se è un sacerdote, raga. Mi bloccai. La risposta stizzita era uscita dalla mia bocca prima che avessi il tempo di pensare. Ed ebbi la sensazione che l'atmosfera giocosa fosse svanita. Pensa che non gli hai detto neanche niente di che. Con la coda dell'occhio vidi che quasi metà degli avventori seguiva la vicenda con apprensione. Dannato idiota, dannato miserabile pigiu. Per un momento gli occhi del bucaniere e del suo compare si strinsero fino a diventare delle fessure. Poi la visibile rabbia scomparve dai loro volti, lasciando posto ad una livida determinazione. Ma si metteranno mica a picchiare un petre. Un petre! Bene, bene, iniziò finalmente con una voce ovviamente aggressiva. E così sei un veno duro, eh? Volevo fare un passo indietro, ma il bucaniere mi afferrò il polso con la sua forte mano destra. La sua presa era ferma e dura e le sue dita erano rozze e piene di calli. Sentii il sudore freddo trasudare da tutto il mio corpo. Compresi che l'uomo era un selvaggio, ma era anche pericoloso. Cercai svogliatamente di sfuggire alla sua presa con una convulsione che i due uomini ignorarono completamente. Mi dispiace, balbettai disperatamente. Avevo appena finito la frase che il gorilla mi premette la mano sulla bocca. Diede un'occhiata al suo compare che sogghignò anche di più. Mi piace la gente coraggiosa, ma tu sembri esausto per il lungo viaggio. Vidi che l'altro uomo spingeva qualcosa verso di lui sul bancone. Che ne dici di una piccola rinfrescata? Terminata l'ultima frase, rimosse la mano dalla mia bocca, prese rapidamente la ciotola e ne versò il contenuto sulla mia testa. Era lo stufato e se il suo incontro con la mia testa fosse avvenuto pochi minuti prima, il brodo mi avrebbe probabilmente ustionato la pelle. Ciononostante, ero ricoperto di una melma calda e appiccicosa. Ero scioccato e respiravo a fatica, così che un po' di brodo mi entrò nella trachea. Crollai a terra, anzi, vabbè, nel senso, non mi sembra a caso. Comunque, mentre tossivo cercando di sputare il liquido. Ah, ti è andato di traverso. Vabbè, allora ok. Il denso sugo di carne mi sgocciolava dai capelli ed un po' mi si infilò anche tra gli abiti, scendendomi lungo la schiena. Udivo un ruggito di risate attorno a me. Ero sicuro che la maggior parte provenisse dal bucaniere e dal suo compare, ma ora anche alcuni di quelli che erano rimasti a guardare la scena stavano ridendo. Sentii uno spasmo allo stomaco e la vergogna crebbe dentro di me. Ero là, a terra, che sputavo tossendo lo stufato. Oggetto dell'ilarità generale. Ebbi l'impulso di balzare addosso al bucaniere afferrandolo alla gola, ma la ragione lo represse immediatamente. Ero profondamente umiliato, ma non volevo morire. Perciò cercai di rialzarmi in modo controllato con dignità, rimuovendo i pezzi di carne dagli abiti. In fondo, la mia serena indifferenza sarebbe stata una lezione adeguata per i due bestioni, ma poi capì, posso immaginare. Raccolsi tutto il mio coraggio sacerdotale e mi voltai verso di loro. Mi guardavano divertiti, con espressione di sfida. Vogliono che continui a sfidarli, pensai. Vogliono che continui a provocarli. Non avrei avuto la minima possibilità contro di loro in combattimento, questo era sicuro. Dopotutto avevo esperienza di risse, come un troll ne aveva di cura dei capelli. Limitati ad andartene, Jael. Vattene ed ingoia il tuo maledetto orgoglio. Diedi un'occhiata alla folla degli avventori, la maggior parte di loro era tornata ai loro passi e alle loro conversazioni. Solo alcuni, ancora, mi guardavano in attesa e tra loro c'era il bell'imbusto dei capelli neri. Nessuno sembrava disprezzare per nulla la sfrontatezza dei due uomini. Improvvisamente mi resi conto di che cosa mi aveva protetto da episodi come questo per tutta la mia vita. Era la mia veste da sacerdote. Ah, non ce l'hai addosso, ok. No, giusto perché volevo capire prima. Era la mia veste da sacerdote.
era stata l'unico motivo per cui gli altri ragazzi avevano smesso di prendermi in giro dopo la mia consacrazione. E probabilmente era l'unico motivo per il quale tutti abbassavano la testa devotamente, o almeno avevano la decenza di non gettarmi addosso lo stufato quando entravo in una caverna. Non sei nessuno, Jael. Senza la tua veste sacerdotale sei solo un altro uomo comune. Né grosso, né magro, né vecchio, né giovane, né brutto, né bello. Insignificante. Per un breve momento sentii il desiderio di estrarre dalla sacca la mia spilla sacerdotale, che non avevo avuto il coraggio di lasciarmi indietro. Oh, come mi avrebbero guardato i selvaggi. Avrebbero cominciato a recitare la preghiera della via con gli occhi spalancati dal terrore, supplicando perdono. Mi rispetterebbero. Ciò che rappresenti... Che è successo? Sono delle frasi in disordine, non sto capendo. Temono il potere del sacro... Ciò che rappresenti... Temono il potere del sacro... Cos'è una frase? Sto sentendo una frase in... Non, mi sono perso un pezzo, porca troia. Sì, quello lì è quando si parla lui nella testa. Sì, chinerebbero il capo in segno di riverenza perché temono il potere del sacro ordine. Naturalmente, mancare di riguardo ad un sacerdote della via era un delitto capitale addirittura, e solo uno sciocco avrebbe rischiato tale pena. No. No, rivelarmi come un sacerdote avrebbe significato non solo fare affidamento sull'autorità di altri, ma anche ritornare alla mia falsa vita. Sentivo già il mio stomaco contrarsi in segno d'avvertimento. Dovevo assecondarli. Perciò trassi un profondo respiro ed ingoiai la ma bruciante vergogna, che penso fosse la mia bruciante vergogna. Ignorando gli sguardi di derisione dei bucanieri, feci silenziosamente cenno alla cameriera che volevo una stanza per la notte. Non avevo più nessuna voglia di mangiare, ancor meno in presenza di coloro che avevano assistito alla mia umiliazione. La cameriera annuì compassionevole ed ordinò ad un vecchio che sedeva tranquillo al bancone e mi guardava con sguardo indefinibile di mostrarmi la strada. In silenzio seguii il vecchio fino alla stanza. Solo quando mi trovai di fronte alla porta della camera sentii che la malvagità dei due bestioni, che tagliava come una spada nella schiena, iniziava a scemare. Diedi dunque 5 monete al vecchio, che mi porse la chiave, una candela accesa ed un panno per pulirmi, il che era probabilmente inteso come un gesto di cortesia, ma riuscì solo ad aumentare la mia vergogna. Mi trovai in silenzio, entrai nella stanza e chiusi la porta verso di me, dietro di me. Poi la rabbia mi sopraffece come un'alluvione. Senza badare al letto, andai alla finestra e guardai lontano, nella pioggia. Proferii un grido suppresso, chiusi gli occhi e graffiai la mensola della finestra con entrambe le mani. Per il guardiano nero ero infuriato. Incazzato nero. Naturalmente, la parte razionale di me sapeva che ne ero uscito a buon mercato. In taverne più turbolente si lasciava una rissa con un braccio rotto, o peggio. Tuttavia, non volevo accettare gli eventi e fare finta di niente. Non avevano alcun rispetto questi uomini. Questo genere di feccia meritava di essere impiccata, scorticata e spellata. Borsteria, come briganti e predoni, preferibilmente in pubblico. Beh, ci fa. La mascella ebbe uno spasmo e mi accorsi che la sensazione nel mio stomaco aveva cominciato a cambiare. La sorda sensazione di insicurezza si era trasformata in una rabbia bruciante, in una determinazione d'acciaio. Non comincerò la mia nuova vita nel disonore. Aprii gli occhi e guardai la candela che il locandiere mi aveva lasciato. La fiamma bruciava e crepitava, ed in uno strano modo il suo fuoco rafforzò la mia determinazione. Volevo dare una lezione alle due scimmie. Fosse stata l'ultima cosa che facevo nella mia vita. Ma come? Cosa posso fare a parte predicare, leggere libri e miscelare erbe? Mi bloccai. Sì, ero quasi felice che i due selvaggi senza rispetto mi avessero tagliato la strada, proprio qui ed ora. Un sorriso malvagio mi nacque sulle labbra e voltai lo sguardo ancora verso la finestra. Per un breve momento mi stupii dell'uomo che mi guardava dal vetro silenzioso. I suoi occhi blu mi fissavano come di ghiaccio in fiamme. Vabbè, una contraddizione che sembrava naturale per lui, come il fuoco del sole in un crepuscolo autunnale. Ok, non sembrava più il sacerdote sottomesso che aveva benedetto le lavandaie solo una settimana prima. Sì, quell'uomo trasudava qualcosa come potere,
determinazione, fuoco. Cazzato nero, raga. Però, che cazzo, volevo sapere come andava a finire. Non è giusto. Ma li scanna, per farli avvelena, fa qualcosa, dà fuoco al locale. Però miscelare erbe è più plausibile che li scanni, tendenzialmente.